Dunque, questa sera lei è in piazza per ascoltare le parole del governatore, cosa si aspetta? Parole di incoraggiamento e di speranza per la città. Reggio deve ripartire, secondo lei da dove deve ripartire? Dal nuovo. Cioè ci vuole rinnovamento? Ci vuole rinnovamento con una buona politica di detta che ripercorra e analizzi tutto quello che si è fatto nel passato per ripartire con cose positive per il futuro. Mi aspetto che ci dica qualche grossa verità su quello che è avvenuto nella città ultimamente e su quello che è avvenuto nella regione ultimamente e che possa prendere qualche provvedimento affinché per risollevare la città e la regione, che siamo in uno stato di degrado assoluto. Perché secondo lei cosa è successo in questa città, in questi anni, cosa è accaduto? Ma in questi anni sicuramente c'è stata pure una mala gestione, anche probabilmente anche da parte del sindaco Scopellini, o chi per lui, voglio dire. In effetti i giornali ne hanno parlato parecchio e speriamo che si possa risolvere in questa maniera, in qualche maniera, e che lui ci dica o ci indica almeno una strada propositiva e nuova per poter dare una svolta alla città. Io sono un elettore di centrodestra, ho votato Scopelliti e spero che lui possa dare un'inversione di tendenza all'operato per migliorare la città per il bene di tutti i cittadini di Reggio. Io guardi, non mi posso aspettare niente, perché l'unica cosa che mi aspettavo è che il governatore ascoltasse le mie parole. Noi siamo 6 infermieri che lavoravamo all'ospedale di Reggio Calabria con un contratto a tempo indeterminato e dei punti in bianco in 3 giorni siamo stati mandati a casa. Chiediamo da un anno di essere ascoltati dal Presidente, ma non è stato possibile. Quindi siamo venuti qua oggi sperando che lui in qualche modo si possa accorgere di noi. Lei crede che la città in qualche modo abbia la forza di ripartire? Cosa servirebbe? In queste condizioni sicuramente no. Servirebbe intanto della gente onesta, che ascoltasse realmente i cittadini e che non dicesse solo siamo cittadini di Reggio, ma che lo fossero veramente. Piazza per sentire il governatore Scopelliti, no, cosa si aspetta? Per sentire quello che dice, non so a dove vuole arrivare, che punto. No, guarda, non capisco che ora basta, che cosa voglio dire. Qua siamo tutti collassati, qua non resta manco l'ossa e non restare, capisci? Non lo so, sono qua per sentire quello che dice, per vedere. Boh. Anche se non sono di quel partito Ma lei cosa si aspetterebbe? Cosa vorrebbe sentirsi dire? Ma guarda, onestamente non so neanche io che quello che può dire. Io vorrei sentirmi dire siamo usciti dalla crisi, aiutiamo i commercianti. Ma come? Non vedo come, hai capito? Cioè Reggio deve ripartire, ma non c'è speranza praticamente. E come riparti in sta maniera? Chi chiacchiere? Deve fare un giro dei commercianti, io ho il bar per vedere come siamo combinati tutti. Deve venire a vedere, in sta maniera mi si rende conto se possiamo. Come ripartiamo? Senza una lira, capisci? Senza soldi come si riparte? E siamo tutti collassati, eh? Come ripartiamo? Dunque signora, stasera in piazza per ascoltare le parole del governatore, cosa si aspetta? Quello che dice per me mi va bene. Non ho sono venuto proprio apposta per lui, per vederlo. Per fissa, va bene pure. Non ci piglia per fissa, no. State tranquillo. Che deve pigliare? Deve pigliare un altro, no, io. No, per me va bene così. Io sono venuto proprio apposta per lui. Lei è contenta di come stanno andando le cose a Reggio? Certamente che no, ma non è che lui che deve cambiare il mondo poi. Ci aspettiamo chissà che cosa da lui. Tutto è da lui, ma tutto è da lui. Ma solo lui sta. Signora, lei cosa si aspetterebbe di sentire? Cosa si aspetta di sentire? Quello che vuole dire lui, perché quello che dice lui a me mi sta bene, perché è una persona corretta, per bene, e basta così. Ecco, ognuno lo vogliamo solo morto a lui, poveretto. A me mi dispiace sentire parlare un ragazzo, deve pure lui andare avanti. Non è che ci ha portato lui in queste condizioni. Ognuno abbiamo i nostri idee, poi a me mi va bene così, è una persona squisita per me, poi per gli altri facciano quello che vogliono.
guardi, noi aspettiamo tante notizie concrete, in quanto si spera di fare questa società in house, vediamo da farsi quelle che dicono stasera, perché sono tutte voci popolari che ognuno giustamente si sa la crisi che c'è qui a Reggio, e si spera un qualcosa, un rinnovo per noi LSU della Multiservizi, che abbiamo ognuno 50 anni. Io voglio sapere a 50 anni dove si va a lavorare e chi ci prende a lavorare a questa età e se troviamo lavoro. Lei cosa ne pensa della città e di quello che il governatore può fare per farla risollevare? Ma non ho la minima idea, perché Reggio è tutta disastrata e i problemi sono tanti, non so quanto è che si può risolvere su questo, su fattore di Reggio. Sì, non tanto per sentire il governatore, ma per riaffermare un principio. La città, alla città serve una ripartenza, perché mesi di disamministrazione, non causati certamente dai commissari, ma perché oggettivamente non era possibile governare in maniera diversa, hanno portato Reggio in una situazione assolutamente drammatica. E soltanto la politica può fornire le risposte che servono alla città. Bisogna smetterla con la demagogia, bisogna smetterla con le bugie, bisogna smetterla con la criminalizzazione dell'avversario, bisogna far sì che la civiltà che è caratteristica della nostra città ritorni a predominare nel confronto politico. È necessario che si ritrovi la forza, la voglia di combattere. Reggio deve ripartire. Noi questa sera, assieme a Scopelliti, vogliamo lanciare alla città questo messaggio, un messaggio di riconciliazione della città con la politica, un messaggio positivo nei confronti di coloro i quali invece hanno lavorato in maniera assolutamente negativa in questi mesi per portare Reggio nelle condizioni in cui si trova. Basta, basta, basta. Lavoriamo per far ripartire la città, per riportare la città ai fasti che aveva conosciuto negli ultimi 10 anni. Dunque, oggi in piazza per sentire le parole del governatore Scopelliti, cosa ti aspetti? Io mi aspetto sinceramente che dia delle risposte, perché finora non ne ha date nessuno, né da un punto di vista politico né da un punto di vista di azione politica, che sono due cose ben distinte e separate. Stiamo parlando di azione politica per quanto riguarda il futuro dei lavoratori, per quanto riguarda il futuro di Reggio Calabria, ma soprattutto della Calabria in generale. Ricordiamo le infrastrutture che non funzionano, ricordiamo i debiti che ha la Regione Calabria anche dal punto di vista sanitario, i tagli che si stanno facendo, ricordiamo diciamo le difficoltà che subiscono e percepiscono soprattutto le famiglie più povere, quindi le persone che hanno più difficoltà economiche in questo momento. Ma è tutta colpa di Scopelliti? Scusa, è l'ultimo diciamo che è a Reggio Calabria. Reggio Calabria deve ripartire. Reggio, e il centro-destra in piazza per dire ora regione, basta. C'è il modello Scopelliti, guarda dove siamo finiti. In questa finiti. Piazza per io il centro-destra non so parleranno qualcosa, se non al l'assessore regionale Demetrio Arena, il senatore Nico D'Assola e il presidente della regione Calabria. Finalmente una svolta, la fine del commissariamento e che la città riparta. Scopelliti dice ora basta, Reggio deve ripartire. Secondo lei da cosa Reggio deve ripartire? Deve ripartire dalle sue origini, Reggio, con serietà, con correttezza, bandendo ogni forma di intrallazzo e di inciucio. Dunque ragazzi, oggi in Piazza Italia per ascoltare cosa? La musica. Cioè, voi avete visto che oggi in piazza c'è il comizio del governatore Scopelliti, c'è scritto anche ora basta, Reggio deve ripartire. Voi su questo cosa pensate? Che comunque Reggio deve ripartire da tutto proprio, perché a prescindere anche dalla spazzatura. Cioè, cos'è che non va bene in il questa città? In piazza, per cosa non va bene in questa città? E cosa vorreste cambiare per prima? Del centro-destra. Che le strade? Parleranno l'assessore regionale Demetrio Arena, il senatore... Le solite minchiate che dice, molto sinceramente, sì. C'è scritto lì, ora basta, Reggio deve ripartire. Secondo te da cosa dovrebbe ripartire? Doveva ripartire...
nel 2008 più o meno, non mi ricordo adesso quando è stato eletto sindaco la prima volta, no forse anche prima, la seconda volta, doveva ripartire allora, non ho visto nessun cambiamento, sono state dette tantissime parole, anche troppe secondo me. Mi aspetto magari qualche parola in meno e qualche fatto in più. Ecco, un consiglio, tu secondo te da cosa ripartiresti? Molta più legalità, molta più legalità, e magari anche il cambiamento di noi regini, della nostra testa, perché oltre a tutte queste belle persone che sono qua al comune e che c'erano pure prima, magari se cambia qualche cosa nella nostra testa anche il Reggio riuscirà a cambiare, speriamo. Io prima volta in manifestazione dall'estero e mi interessa che come questo va qui, sono da Mosca, di Russia, e sono attivista politico in Russia, ma non ho mai partecipato alla manifestazione fuori mio paese. Ma tu da quanto tempo sei a Reggio Calabria? Da un mese. Come hai trovato la città? Io studio in università per stranieri, Dante Alighieri. Come ti sembra Reggio? Per me è molto strana cosa, è queste. Mi piace Reggio, molto piacevole città, ma quando io vado all'università c'è un monte del spazzatura nella strada e molti altri questi, e per me è molto strano vedere questo, non ho mai visto così molta spazzatura nelle strade della città, questo per me è interessante. Che dice da questo governatore del Calabria, perché è suo lavoro? Per questa straordinaria presenza, la dimostrazione che noi in piazza ci andiamo. Bravo! Senza alcun timore e senza alcun problema per confrontarci con i cittadini. Avremmo potuto fare questo incontro al chiuso, molto più comodi tutti sulle poltrone, però abbiamo voluto lanciare un messaggio alla città: bisogna stare in piazza, comunicare in piazza, discutere in piazza, confrontarsi in piazza, raccontare in piazza ciò che è accaduto in questi ultimi anni in questa città, dove si è scatenato un odio profondo, dove le classi dirigenti hanno messo in campo una stagione di aggressione che è servita soltanto ad alimentare la pochezza che a volte ci circonda o che rischia a volte di pervadere una comunità. Noi invece siamo in piazza per dire che le nostre battaglie le abbiamo sempre fatte con la gente e non con la gente, e ve lo dimostreremo sempre, perché quando ci saranno le urne torneremo ad avere sempre quel consenso che abbiamo avuto perché meritato, perché sudato.